Grana di Re, dopo l'appello di ieri ai turisti a recarsi in valle del sindaco di Santa Maria Maggiore, l'Unione Montana Valle Vigezzo, con il supporto dei tecnici incaricati, hanno disposto la calendarizzazione di incontri fissi settimanali fino alla riapertura della viabilità, dai quali emergerà ogni volta un bollettino sullo stato dei lavori che verrà diffuso. Ieri il primo punto della situazione, chiesta ad ARPA la posa di sensori sul versante collegati a un semaforo per bloccare il traffico in caso di eventuali movimenti quando la strada sarà riaperta. È ricoverato all'ospedale Castelli di Verbania, in prognosi riservata. L'uomo rimasto gravemente ferito ad Arizzano giovedì mattina in un incidente stradale. Era in sella alla sua moto quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Verbania, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti. Si tratta di un uomo di mezza età residente ad Arizzano. Polemiche a Omegna per la mancanza di esponenti della giunta alle celebrazioni del 25 aprile. L'unico assente giustificato era il sindaco a Verbania per dovere istituzionale nella manifestazione provinciale, dice il PD, che ha presentato un'interrogazione e critica la giunta. Dal canto suo il governo cittadino parla di polemica strumentale e risponde: non è vero che l'amministrazione non fosse rappresentata. Festa e marcia della pace con i piccoli delle scuole di Armeno, una settimana di iniziative, perché la pace non è solo una cosa da grandi e si costruisce con i bambini. A ottobre, in collaborazione con il CCR di Omegna, la piccola siriana Maria, grazie all'intercessione del Presidente della Repubblica Mattarella, sarà ospite sul Lago d'Orta. La ragazzina dipinge la guerra e la racconta con i suoi colori e la sua arte. Calcio, questa domenica il Gozzano si gioca tutto a Caronno, è la partita che può consegnare la Lega Pro alla squadra del patron Alberto Allesina. Sarebbe il passo decisivo verso un traguardo straordinario. La penultima giornata di campionato è quella determinante, ne sono consapevoli tutti in casa rossoblù.